La mia posizione oggi qui in questo momento è legata a un, ad un mio cliente che si è portato presso il mio studio e... Ehm, Sottolineando di essere stato reso partecipe inconsapevolmente di una querela effettuata da parte di 23 lavoratori insieme al sindacato azzurro nei confronti della Ergon. Ebbene, il mio cliente mi ha sottolineato di non aver mai sottoscritto nessuna tessera di appartenenza a questo sindacato e quindi si trova coinvolto in una questione che non conosceva e che non conosce. Quindi, per salvaguardare la sua posizione anche nei. Nei confronti dei datori di lavoro ha intenzione di querelare chi eh, abbia indebitamente sottoscritto senza il suo consenso una tessera di appartenenza ad un sindacato. E, ehm, siamo stati eh, presso gli uffici della Ergon e ci siamo resi conto che eh, ci sono addirittura altri tre eh, di questi 23 sottoscrittori della querela che eh, non sono iscritti al sindacato azzurro e allora a questo punto per tutelare. Eh, la buona fede del mio cliente, saremo costretti a sporgere querela nei confronti del sindacato azzurro affinché venga fatta chiarezza su questa questione. Il mio cliente non ha nessuna intenzione di denunciare la Ergon anche perché, soprattutto negli ultimi tempi, la Ergon sta effettuando i pagamenti. Le problematiche riguardano gli arretrati e soprattutto si rende conto delle problematiche che possono affliggere un'azienda in questo periodo di crisi e non vede il motivo per cui dovrebbe denunciare gli amministratori di questa società.